Hello, distinguished subscribers, and welcome to Kids Learning Italian. In this video, we're going to be studying le congiunzioni, conjunctions in Italian. So, let's start. Che cosa è una congiunzione e a che cosa serve? What is a conjunction and what function does it have inside a sentence? La congiunzione è una parola che serve ad unire diversi componenti di una frase. The conjunction is a word that connects different components of a sentence. Per quanto riguarda la loro funzione, le congiunzioni si dividono in due gruppi. In terms of their functions, the conjunctions divide into two groups. 1. Congiunzioni coordinative. Coordinating conjunctions. 2. Congiunzioni subordinative. Subordinating conjunctions. And, e in altri due gruppi per quanto riguarda la loro struttura. And in terms of their structure, They divide into two categories again. 1. congiunzioni semplici, simple conjunctions. 2. congiunzioni composte, compound conjunctions. Today we're going to be studying congiunzioni coordinative. Le congiunzioni coordinative si dividono in sei categorie. Congiunzioni capulative, congiunzioni distintive, congiunzioni avversative, Congiunzioni dichiarative, congiunzioni conclusive, congiunzioni correlative. Le congiunzioni capulative sono. So, the conjunctions are the following ones. These are connecting conjunctions. E, and, ed. It means and also, but this one gets used with words that start with a vowel neppure even nemmeno not even neanche neither anche too inoltre besides ne neither esempi Io scrivo e leggo. I write and I read. 2. Lei non ha studiato né vuole studiare. She did not study and neither does she want to study. 3. Neanche loro partiranno per le vacanze. They will not be going on a holiday neither. All'inizio non ci pensavamo neppure noi. In the beginning, we didn't even think about it. Congiunzioni distintive. Distinctive conjunctions. Le congiunzioni distintive servono ad indicare una preferenza oppure un contrasto. The distinctive conjunctions are used in order to indicate a preference or a contrast. Le congiunzioni distintive sono. The distinctive conjunctions in italian are. o, or, oppure, or, or, or else, ovvero, namely, ossia, that is, to be precise, altrimenti, or else. Esempi. Hai conosciuto la nostra segreteria? Hai conosciuto la nostra segretaria, ovvero Chiara? Have you met our secretary? That is Chiara. Federico ha risposto o no? Did Federico reply or not? Sbrigati, altrimenti non ce la farai a prendere il treno. Hurry up, otherwise you're not going to make it to catch the train. Congiunzioni avversive. These are adversative conjunctions. Le congiunzioni avversive servono a unire due espressioni del senso contrario. These conjunctions are used in order to combine two expressions of contrary meaning. Le avversive sono and the adversive Conjunctions are ma, but, anzi, on the contrary, però, indeed, tuttavia, nevertheless, yet, non di meno, however, peraltro, moreover, what's more Mentre while. Comunque. Anyhow. Anyway. Laddove. Whereas. Esempi. Ha un appartamento. Anzi, due. He has an apartment. In two, indeed. Sembra tuttavia necessaria una precisazione generale. Nevertheless. There would seem to be a need for a general clarification. 3 Voleva dipingere, ma è diventata fotografa. She wanted to paint but became a photographer. Congiunzioni dichiarative. These are predicate conjunctions. Le congiunzioni dichiarative sono The predicate conjunctions in Italian are Cioè, namely, infatti, in fact, in vero, indeed. Vale a dire, namely, that is. Esempi: 1. Ebbe in vero una certa esitazione. He had indeed some hesitation. 2. Abbiamo trascorso sette giorni in Sardegna, cioè una settimana. We spent 7 days in Sardinia. That is 7 days. 3 Non le piaceva studiare, infatti ha rinunciato agli studi universitari. She didn't like studying. In fact, she has left the university. Congiunzioni conclusive. Relative conjunctions. Le congiunzioni conclusive uniscono due subordinati tra cui l'uno è la conseguenza dell'altro. These conjunctions combine two subordinates among which one is the consequence of the other one. Le congiunzioni conclusive sono The relative conjunctions in Italian are dunque. Therefore. Quindi So. Pertanto. Thereby. Perciò. That's why. Esempi. 1. La riunione è finita, pertanto possiamo andare. The meeting is over. Thereby, we can go. 2. Ho l'esame, quindi devo studiare. I have an exam. So, I have to study. congiunzioni correlative Correlative conjunctions Le congiunzioni correlative sono Correlative conjunctions in Italian are e e o o NE, NE, sia sia così come non solo ma anche e e either or ne ne neither nor o o either or ne ne neither nor e e and sia sia both and così come as well as Non solo, ma anche. Not only, but also. Esempi. 1. Né Tom né John vengono al cinema. Né Tom né John vengono al cinema. Neither Tom nor John is coming to the cinema. 2. Durante gli ultimi due mesi, quando ero all'estero, tu non solo non hai pagato le bollette, ma hai anche trascurato le piante della casa. So this sentence says, during the last two months when I was abroad, you not only non solo, not only non hai pagato le bollette, you not only didn't pay the bills, but also. Neglected the plants at home. Ma anche. Ma hai anche trascurato le piante della casa. So these were the conjunctions. And there are other than the conjunctions that we studied today, there are some words that sometimes have the value of a conjunction and other times they may be adverbs. Le parole che assumono il valore sia di congiunzione che di avverbio. These three words, le parole, come, quando, dove. These three words, come, how, quando, when, dove, when. They can sometimes be a conjunction and sometimes be an adverb. So let's see in which cases they become an adverb, in which cases they are conjunctions. Assumono il valore di avverbio quando modificano il verbo in una frase. These become adverbs when they modify the verb in a sentence. Esempi Examples 1. Dove sei? Where are you? 2. Quando esci? When do you get out? 3. Come stai? How are you? And in these cases, that we're going to study now, they are conjunctions. Assumono il valore di congiunzione quando uniscono due subordinati in una frase. When they combine two subordinates in a sentence. Esempi 1. Dimmi dove sono i libri. Tell me where the books are. 2. Te lo compro quando esco. I will buy it for you when I go out. 3. Non si ricordava come si preparava questa torta. She didn't remember how this cake was being prepared. So, this was our lesson on conjunctions. Thank you for watching. See you next time. Bye.